Gabriele Antonini, sono un urologo di Roma e sono particolarmente esperto nel trattamento della disfunzione erettile dell'impianto di protesi al pene. Ho deciso di effettuare un training importante che è durato quasi 6 anni in giro per il mondo per andare a perfezionare la mia tecnica chirurgica di impianto di protesi al pene. È proprio per questo che sono andato negli Stati Uniti, dove ho incontrato il massimo esperto mondiale, che è il professor Paul Perito, che mi ha dato la possibilità di stare con lui al tavolo operatorio, di frequentare il suo centro medico e quindi di perfezionare la tecnica chirurgica, di switcharla completamente. Ho cambiato completamente e ho iniziato a effettuare l'impianto di protesi con un accesso infrapubico, quindi con una piccola incisione sulla pancia. In appena 15-16 minuti riesco a impiantare una protesi. Questo tutto a beneficio del risultato estetico, perché il paziente non avverte la presenza dei tubi, che è una cosa molto fastidiosa nella borsa scrotale, ma soprattutto abbatte notevolmente il rischio di infezione. Trampolino più forte, e allora ho pensato a mettere una protesi per prestare disfunzione elettrica. L'ho messa dal dottor Antonini e mi sono trovato benissimo, va bene, benissimo. Mi sono rivolto al dottor Antonini e ho avuto la fortuna di parlare con lui, e alla fine mi ha spiegato come potevo risolvere il problema. E io ho accettato, e devo dire che da allora mi sento un uomo rinato. È stato molto sensibile nel mio problema e dicendomi che mi avrebbe risolto il problema. E devo dire la verità, me l'ha risolto, devo essere sincero, adesso sono l'uomo più felice del mondo, perché è una cosa importantissima per un uomo, determinante avere rapporti soddisfacenti. Dottor Antonini, ho conosciuto attraverso la mia compagna. In che senso? Giustamente anche lei soffriva di questo mio problema e quindi ha fatto delle ricerche su internet, ha più tempo rispetto a me. E ho visto alcune interviste del dottor Antonini su vari programmi, ricordo un programma su TG2, e quindi mi ha detto di contattare il dottor Antonini. Infatti abbiamo fatto la visita con lui, vedendo poi tutto in maniera perfetta. E siamo andati insieme a fare il primo consulto con il dottore. E lui tranquillamente ha messo a proprio agio tutte e due, ci ha spiegato come funzionava. Ci siamo consultati e abbiamo deciso di provare, e devo dire che abbiamo fatto benissimo. Quello che io dico sempre a tutti i pazienti è che una volta che abbiamo risolto il problema entreranno a far parte di un club, perché questo è un vero club. Sono dei pazienti che erano condannati a vivere, quindi passavano la loro vita in un modo buio, triste, cupo, di depressione, ritornano alla vita ed entrano di diritto nel club dei pazienti con l'impianto di protesi. È un modo scherzoso che utilizziamo, però effettivamente diventa veramente un club, anche perché diventano dei pazienti che interagiscono tra di loro. Molti mi chiedono se ho qualcuno che vuole vedere, che vuole capire come è fatta la protesi. Si mostrano, spiegano, lasciano il loro contatto telefonico, mi dicono tranquillamente: dottore, mi faccia chiamare perché ho voglia di raccontare la mia storia, ho voglia di dire quello che io ho passato nel mio percorso di malattia, e voglio aiutare chi in questo momento sta per affrontare questo impianto, questo discorso chirurgico, e ha mille domande da fare. Voglio essere partecipe, quindi far parte a tutti i costi di questo circolo, di questo club. Hanno di diritto la tessera del Antonini Urology Club. Questa è una cosa che mi piace molto ribadire, perché con i pazienti
lavoriamo molto su questo aspetto psicologico. Sinceramente, dopo tanti anni di sofferenza, questa è stata quasi una liberazione, quindi la paura non c'è stata. Io la consiglio anche perché mi sono documentato parecchio, quindi ho letto dei pareri positivi, quindi anzi ho chiesto anche al dottor Antonini, data l'età che avevo, sarà il caso di farla. Lui mi ha detto, no, non c'è problema, anche perché sei ancora, nonostante l'età, sei ancora abbastanza giovane. Consiglierei di fare l'intervento, sicuramente, veramente. Lo consiglierei vivamente. Spingo gli uomini che hanno questo problema, che poi potrebbe diventare anche un problema familiare, a rivolgersi a uno specialista. Poi se le cose si possono risolvere con le cure medicinali, è lo stesso Antonini a dirlo. Sì, sono felice, mi ha cambiato la vita la protesi, mi ha cambiato la vita, quindi sono contentissimo. Io me la sarei fatta 10 anni prima questa protesi, non c'è neanche da discutere.